Alcuni l'avevano già capito, altri sono riuscita a depistarli. Altre volte mi sono sentita terribilmente in colpa in questi mesi, soprattutto per aver dato delle risposte così vaghe. Vi ho detto che mi sarei trasferita, vi ho detto che sarei andata a vivere da sola, ma non vi ho specificato dove. Quindi sono felice finalmente di potervelo dire. Sì, mi sto trasferendo in Corea. È assurdo poterlo dire ad alta voce, soprattutto dopo avervelo tenuto nascosto per così tanto tempo. State vedendo questo video che è il giorno del mio compleanno, perché volevo fare questa cosa speciale, mettere la foto con la torta, la scritta, l'annuncio e tutto quanto, quindi insomma in questo video posso raccontarvi meglio. Ma prima di appunto raccontarvi meglio tutti i vari dettagli, vi faccio vedere i video che ho registrato appunto nel corso di questi mesi, che mi sono tenuta da parte, così vi faccio vedere un po' quello che stavo organizzando alle vostre spalle, anche se ripeto qualcuno c'era arrivato, soprattutto quando parlavo di documenti, analisi, cose per il cane, insomma... Guardate. Stamattina ho preso il mio biglietto, sono andata da sola. Avevo pensato di prendere una sola andata. Quindi adesso sono qui, missione valigie da prendere. Proprio così, perché ho preso 4 valigie da imbarcare. E ovviamente non le ho, perché insomma non è che posso prenderle tutte quelle che ho a casa. Guardate quanto bella questa cosa. Sono che leggermente più piccola di me. Mi è arrivato il visto per la Corea oggi. Voi siete pronti a vedere la foto? Chi in the universe... this girl. Manca esattamente un mese alla partenza, sto cominciando a vedere più o meno le valigie. Contando che ne ho 4 da imbarcare e in 4 valigie devo mettere tutta la mia vita. Una valigia sarà destinata a make-up e prodotti, una valigia destinata alle scarpe, le altre vestiti e cose varie, insomma, anche cibi vari, quello che riesco. Come vedete ho liberato tutta la scarpiera e ho messo tutto in questa valigia. Pesa 20 kg, il massimo è 23, quindi ci sta, in teoria ho messo tutte le scarpe che dovevo mettere. Posso mettere anche altri 3 kg, penso ovviamente porterò tutti e 23 kg. Qui ho messo sia quelle estive che non, diciamo tipo stivaletti, così così. Mentre di qua ci sono tutte le sneakers, gli UGG. Forse questi li metterò per partire però, perché almeno occupiamo meno spazio. Questo è uno dei miei ultimi giorni qua a Roma. Sono venuta in una delle piazze secondo me più belle, cioè dove io ho più ricordi, cose belle così. Prima volta che dico forse mi mancherà un po'. Sono a fare gli ultimi giri per prendere le cose, deodoranti, scorta e soprattutto dentifricio. Dopo che qualcuno mi venga a trovare almeno in, non lo so, dico tanto, ma 6 mesi, ne porterò 3, dovrebbero bastare, anzi 4, perché non si sa mai. Sono appena stata a riprendere il mio passaporto a casa di Sofia, l'amica che è stata con Ross insomma questi mesi, perché l'ho spedito ovviamente per fare tutte le pratiche del visto. Poi dovevano rispedirmelo, però io ho detto senti, visto che lei torna, dateglielo, almeno me lo vado a riprendere. Quindi preso passaporto. In realtà non c'è nulla, nessuna pecetta sul passaporto stesso per il visto. Domani ho appuntamento all'ambasciata coreana qui a Roma per... finire tutta la questione. Mi fa stranissimo, vi giuro, mi fa stranissimo. Cioè sto facendo il visto per andare a vivere dall'altra parte del mondo. Mancano esattamente 2 settimane alla partenza. Sta diventando sempre più difficile nascondervi tutto. Sto andando a fare il visto, sto portando tutti i documenti. Dovevo aspettare appunto di riavere il mio passaporto per poterlo fare. In teoria ci dovrebbero volere appunto una decina di giorni, quindi dovrei stare insomma nelle tempistiche. Quindi sto andando all'ambasciata coreana qui a Roma. Questa qui è l'ambasciata a Roma. Fa stranissimo, vi giuro. Le disavventure cominciano. Praticamente ho fatto tutto di corsa a casa. Mi sono scordata una delle cose che dovevo portare, cioè la fototessera. Quindi adesso mi ha detto scendi qua giù. Quindi riscenderò le scale che ho fatto prima per cercare una macchinetta. Mi prego, che oscenità! Tutto mi ha detto 10 giorni e mi dovrebbe arrivare il foglio che poi devo stampare da far vedere poi una volta che arriverò in Corea. Era, non si vede niente. No, più niente da dirti. Ti guardo che parti. No, me la puoi cantare in aeroporto quando no, mi vedi? Mi metto a piangere. Quando ti vedo allontanare piangerò, non ce la faccio. Sto malissimo, ragazzi. No, tranquilla, poi ci vieni a trovare. Mi hanno appena accettato il visto, quindi lo sto scaricando. Il problema è che hanno messo la foto, quella che avevo rifatto l'altro giorno di corsissima. Io lo sapevo che andava a finire così. Ora, 13 mesi con sta foto del cacchio. Non credo di meritarlo. Quindi sì, è stato veramente...
tosto. Ogni volta anche in live mi facevate la domanda: Fila, ma perché tu non raggiungi Ross? Fila, perché anche tu non ti trasferisci in Corea? Avete sempre, sempre, sempre visto, anche nei mesi, insomma, in cui sono stata, che lì ero proprio nel mio posto. Ve l'ho sempre detto, quando sono qui mi sento centrata, mi sento dove devo stare. Non mi è mai successo in nessun'altra città, neanche nella mia, paradossalmente. Lo sapete, insomma, io vivo a Roma, ho sempre vissuto a Roma. Sto montando il video e ci tengo ad aggiungere una piccola cosa che mi sono scordata di dire, perché ovviamente andare a vivere lì non vuol dire che non ci saranno problemi. I problemi ci sono ovunque, le differenze culturali, essere comunque visto come uno straniero, differenze anche a livello politico, eccetera eccetera eccetera. Quindi nessuno sta idealizzando niente, però se io posso andare a vivere in un posto che per quanto mi riguarda può essere anche dell'1% migliore rispetto alla situazione in cui sono adesso attualmente, per me è già un grosso miglioramento. Quando si dice che tutto il mondo è paese, è vero, lo posso assicurare. Quindi sarà sicuramente diverso, ma non sarà mai, mai perfetto. Però sono certa della mia scelta. Paradossalmente, appunto, non è neanche una scelta difficile. Ho pianto in questi mesi. Comunque ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: oh mio Dio, che cosa sto facendo? Devo portare tutta la mia vita, tutto quello che ho fatto finora in un altro paese, andare in un posto diversissimo da quello ovviamente a cui sono abituata, che avrà sicuramente tante sfide, a partire dalla lingua ovviamente, che poi non vi preoccupate, dovremo imparare. So qualcosina, ma adesso se mi chiedete di fare un discorso la vedo un pochino tosta. Perché non sono andata prima con Ross? Perché, come avete visto, insomma, lei è partita a febbraio, perché come avrete saputo, avrete visto, io ho avuto l'incidente con la macchina, quindi insomma ho dovuto sistemare un po' quel casino lì, fare tutte le pratiche, e finalmente ora che sono libera posso andare. È stata una tortura, vi giuro, sapere di poter stare lì già adesso in questo momento, ma aver dovuto aspettare così tanto. Quindi ho detto: vabbè, a sto punto mi faccio il mio compleanno qui e poi vado. Quindi tra 2 giorni, esattamente 2 giorni, parto. Amarok appunto verrà con me, non posso portare anche Icy, lo sapete, sono i miei 2 cani, Gwenda insomma il cane di famiglia, e poi è Becia, quindi non avrei mai potuto farle fare un viaggio del genere. Non posso portare Icy perché sull'aereo si può portare un cane a testa, io ovviamente viaggio da sola. L'altro cane si sarebbe dovuto imbarcare in stiva, e mai nella mia vita. Se e quando riuscirò a organizzarmi in futuro porterò anche lei. Per ora appunto viene Amarok, anche perché i 3 mesi che siamo stati distanti lui ha sofferto tantissimo, essendo tanto 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 attaccato a me, e non si poteva assolutamente fare questa cosa per un periodo così tanto prolungato, anche perché io appunto adesso vado, ho preso il biglietto di sola andata, che è assurdo, e non so effettivamente quando riuscirò a tornare. Spero qualcuno mi verrà a trovare prima. E quindi insomma io per 13 mesi adesso poi starò lì. Dico per 13 mesi perché ovviamente il visto lavorativo che abbiamo, che è il visto E6, quindi quello del, insomma, intrattenimento, chiamiamolo così, che è legato ovviamente al lavoro che facciamo qui sui social. So, come sapete, per stare in Corea più di 3 mesi, che è il periodo in cui potete stare se avete un visto turistico normale, per stare più di quel periodo bisogna avere un visto che deve essere sponsorizzato da un datore di lavoro, un'agenzia, insomma ci sono diverse cose, oppure prendete il visto per studiare. Noi appunto abbiamo questo qui, l'E6, Marco ci ha aiutato veramente tantissimo sul Mafia, che non finirò mai di ringraziare. Siamo ufficialmente tutti partner in crime in questa avventura. Sono molto molto emozionata, sono molto curiosa, spaventata, ma soltanto perché io sono una persona che non riesce a fare le cose così, cioè nel senso io devo sapere cosa sto andando a fare, le cose che appunto devo fare, devo avere tutto organizzato, anche se è brutto vivere così perché vivi perennemente con l'ansia. Infatti sì, praticamente sono io. Però ecco, avere Ross che è andata prima di me, che ha già fatto le cose magari più importanti, come possono essere quella di fare l'ID, perché senza ID in Corea non si può fare niente, non si può aprire poi il conto in banca lì coreano, non si può prendere casa, non si possono allacciare quelli che sono bollette, internet e tutte cose. Quindi ecco, avere lei che ha già fatto queste cose un po' più burocratiche mi fa stare un pelo più tranquilla. E poi insomma avremo un team di supporto che sicuramente ci aiuterà, quindi io non vedo
l'ora di portarvi poi e farvi vedere tutto quanto. Ripeto, mi è dispiaciuto tanto non potervelo dire, anche se, ripeto, avevate già intuito e qualcuno ogni tanto me lo scriveva. Uno c'era arrivato quando appunto vi ho detto della casa, che sotto il video c'era scritto però non ci vuole dire dove. Oppure quando mi chiedevate, ma sei riuscita a trovare casa a Roma? Io, sì, è difficilissimo cercare casa a Roma. Mai cercato casa a Roma. Poi anche per la casa lì in Corea vedremo. Poi cercherò quella definitiva, perché vanno sempre viste sul posto. Quindi insomma mi accompagneranno e vedremo un pochino. All'inizio avevamo pensato appunto io e Ross di stare a casa insieme, però credo sia meglio e meno impattante non condividere, ecco, proprio tutti gli spazi, compresa la casa, ma ogni tanto stare anche separate per i cavoli nostri, perché comunque siamo due persone abituate a vivere da sole. Non ci siamo mai trovate male, non abbiamo mai avuto problemi, però abbiamo pensato insomma che fosse meglio così. Ovviamente questa cosa del trasferimento, per quanto mi riguarda, è una cosa tra virgolette semplice, perché non ho il problema appunto del lavoro, ho un lavoro che mi permette di lavorare appunto da tutte le parti. Probabilmente perderò qualche lavoro, perché comunque i pacchi che magari mi dovevano arrivare qui in Italia, in Corea non mi arrivano, spedizioni, lo sapete, sono folli a volte, quindi neanche a dire, insomma, me li posso far arrivare qui e poi lì, quindi cambieranno, ecco, quelle cose lì. Però la maggior parte dei contratti e delle cose sono riuscita a tenerli. La mia manager ovviamente mi aiuterà, avremo appunto il nuovo manager anche lì in Corea, che ci aiuterà con tutta la parte fiscale, perché ovviamente una volta che ti trasferisci, poi la partita IVA che abbiamo qui bisogna chiuderla e aprire insomma una cosa lì. Però poi risponderò a tutte queste cose quando magari faremo un mukbang, faremo qualcosa apposito. Quindi ovviamente la parte più difficile di tutta questa scelta è semplicemente il fatto di lasciare qui le persone a cui sono legata, famiglia, amici, ma altri legami, altre cose non ci sono, quindi ho detto ora o mai più. Sentivo che il momento giusto era adesso, e quindi perché non farlo? Mi sono segnata una frase nelle note del telefono che ho detto quando registrerò il video dove dirò bla bla, voglio dirla perché è esattamente quello che sento, che provo verso questa situazione, cioè nessuno ti darà mai la vita che vuoi, devi andartela a prendere, ed è esattamente quello che sto cercando di fare. Ora, non so se questa situazione adesso sarà definitiva, perché tutti mi chiedono ogni volta che ho incontrato qualcuno, sapete, poi è uscito il discorso, no, adesso sto per andare a vivere in Corea, mi hanno sempre chiesto, ma per quanto? Quando torni poi? Ma è definitivo? Allora ragazzi, io mi sento di dirvi la stessa cosa che ho risposto a loro, non lo so, cioè per ora il visto appunto è di 13 mesi, quindi staremo questo periodo. Nel caso in cui io voglia continuare a stare, perché ci ho vissuto ovviamente per 3 mesi, però mai con una mentalità di dire ok, ci rimango a vivere, quindi adesso, provando anche questa cosa ancora nuova, ancora diversa, potrò senz'altro poi dire e scegliere. La vita è imprevedibile, cioè non so quello che farò domani, quindi figuriamoci, no, questa cosa. Quindi non mi sento né di dare la certezza di dire non tornerò mai più in Italia, né il contrario, quindi magari rimarrò lì per sempre, chi lo sa. Anche i miei continuano a dirmi, ma guarda che fai sempre in tempo a ripensarci, ma sei sicura? Guarda che, ok, il visto è 13 mesi, ma magari poi torni prima. E io vi faccio, o magari non torno prima, magari allungherò. Quindi non lo so ragazzi, vivremo questa cosa insieme. Il peso più grande, il macigno più grande ovviamente è portarmi Amaro, che lo sapete è un bambino per me, quindi avere la sua responsabilità totale accresce la mia ansia, cioè non devo spostare soltanto me come essere, ma a parte tutte poi le mie cose, che anche lì faremo un video a parte, uscirà dopo di questo, una fracca di soldi per partire, ma anche di questo ne parleremo. Però sono molto 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 contenta. Ho aspettato così tanto per dirvelo, primo perché volevo essere sicura con il fatto del visto e tutto, che è stata una delle ultime cose che ho fatto. Avete visto appunto che dovevo aspettare mi tornasse il passaporto. Sono stata parecchio occupata questi ultimi tempi a fare tutte queste cose, quindi ogni tanto ve la buttavo lì, ve la dicevo ma non ve la dicevo. È bello potersi togliere questo peso, spero siate felici. A parte, primo perché torneranno tutti i video dalla Corea, quindi già
Per quello sarà favoloso. E poi avremo i video appunto casa, arredamento, vita da soli. Che strano, fa veramente strano. Non vedo l'ora. Come non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti. Soprattutto sulla torta, perché è una delle cose su cui vi avevo dato più spoiler. Vi avevo detto no, la torta per il mio compleanno mi servirà per fare una cosa speciale. Perché vi devo dire? Quindi ho pensato a lungo, come la faccio, come non la faccio, cosa ci scrivo, cosa non ci scrivo. Quindi spero abbia avuto l'effetto sperato. Detto ciò ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video appunto delle valigie e poi prossimo video ancora direttamente in Corea. È assurdo ed è ancora più assurdo che lo stiamo facendo insieme.